Buongiorno e ben ritrovati con la TV di Guendalina. Oggi siamo nuovamente qui a insomma, vedere e approfondire i principali titoli dei quotidiani nazionali e provinciali. Oggi ricordiamo che il mattino non è in edicola per uno sciopero degli istituti poligrafici e quindi ci intratterremo in particolar modo su Repubblica e sul quotidiano La Città di Salerno. Partiamo direttamente con la Repubblica. Il PPE Renzi mette a rischio la Unione Europea, banche sotto tiro, nuovo crollo MPS. Duro scontro sull'Europa, il Premier ci vogliono deboli, ma sull'asilo ai rifugiati passerà la linea italiana. E poi l'analisi, l'ultimo spiraglio sul ring di Bruxelles, lo strappo su Calenda, ministro ambasciatore. E poi qui di spalla la copertina, come salvarsi dal prof intermittente, con la riforma continua la giostra dei supplenti, neppure si può fermarla. E vediamo poi qui per quanto riguarda invece il commento, la polemica, tutti gli alibi che inquinano le unioni civili. E a centropagina vediamo invece l'addio al regista, addio Scola, ti avevamo tanto amato. Muore a 84 anni, il maestro del cinema italiano. E poi nel taglio basso invece. Sì al referendum anti-trivelle legittimo il quesito sulla durata delle concessioni e insomma anche il punto sulla Coppa Italia, Napoli eliminato, l'Inter vince ma Mancini è furioso, Sarri razzista, non alleni più. Andiamo all'interno delle pagine del quotidiano La Repubblica che dedica particolari riferimenti a Renzi, quindi la questione Europa, il caso Europa, lo scontro, attacco del PPE a Renzi sta distruggendo l'UE, il Premier non arretro. A fondo del capogruppo popolare Juncker, chi ci critica si guardi allo specchio, il rischio Schengen. E poi andiamo nel taglio basso, quindi di piede. Vi sentite discriminati e protestate, ma restate più europeisti di tutti. Insomma, John Pitt, caporedattore dell'Economist, e poi qui Parigi, invece Philippe Gellier, vice direttore di Figaro, i governi rivogliono il comando e a Bruxelles non c'è più leadership. E andiamo ad analizzare invece il caso. Migranti nell'Italia, la spunta via il trattato di Dublino. Ogni paese avrà una quota, il caso appunto, con il via libera alla modifica cade il principio della responsabilità per i paesi del primo ingresso che penalizzava le nazioni del sud. E poi nel taglio basso invece il retroscena, ma sulla bad bank l'Italia teme il muro. A Palazzo Chigi però sono sicuri che non ce ne sia bisogno l'ipotesi di un veicolo light non garantito dallo Stato. Andiamo ancora all'interno del quotidiano La Repubblica e vediamo poi, sempre dedicata all'Unione Europea, la mossa del governo, il ministro Calenda, ambasciatore a Bruxelles, la nomina appunto, l'attuale vice dello sviluppo economico al posto di Sannino, per la prima volta un non diplomatico nel ruolo di una feluca. E poi il doppio no dei decani e la Farnesina umiliata. E per quanto riguarda invece il caso, un fedelissimo per l'ultima battaglia, il modello USA sbarca a Palazzo Chigi. Ancora, per quanto riguarda insomma, il quotidiano La Repubblica, che si dedica appunto per quanto riguarda l'economia, ai mercati, la BCE prova a chiarire: nessun caso Italia, banche ancora giù, Euro Tower, routine le informazioni chieste sui crediti, Padoan solo uno studio, Milano guadagna l'1%.
E poi bot e fondi per stare sicuri, ma non è allarme rosso, nello spread sta tenendo il vademecum. Cosa devono fare i risparmiatori? I rischi sono minimi e non ci sono grandi differenze tra l'Italia e gli altri mercati. Per quanto riguarda invece l'MPS, sprofonda, quindi il titolo di Montepaschi, ieri a meno 14,37%, qualcuno intervenga, la capitalizzazione di Rocca Salimbeni dimezzata in meno di un mese, contatti con il tesoro che punta tutto sulla soluzione del nodo Big Bank, Bad Bank. E poi con Deutsche operazioni per nascondere i buchi. Lo scenario per quanto riguarda invece il petrolio, petrolio sempre meno caro, ma per le famiglie mini sconti. I conti, chi guadagna e quanto dal crollo delle quotazioni del greggio. In 6 mesi l'oro nero ne è sceso del 50%, la benzina è calata solo del 13%, briciola anche per luce e gas. Poi qui praticamente la Repubblica fa un po' un assunto di quello che è insomma, il risparmio che ci sta per quanto riguarda l'automobile, l'aereo, il tir, la nave e il riscaldamento, con il calo del costo del greggio. Di fatto vedete che ad esempio per un'automobile per un viaggio da Roma a Milano con la benzina a luglio 2015 si spendevano 71 euro, a gennaio 2016 62 euro, mentre per quanto riguarda il gasolio da 63 euro si è passati a 54, mentre negli Stati Uniti abbiamo invece 27 dollari per quanto riguarda appunto la benzina e poi 21 per quanto riguarda per quanto riguarda invece gennaio 2016. Qui si indica che il percorso è identico con i prezzi della benzina in USA. E poi per quanto riguarda invece l'aereo, il prezzo di un viaggio è notevolmente più basso. Prezzo in euro del carburante per un volo con un Boeing 777 si è passati da 35.500 euro per quanto riguarda luglio 2015 a 18.500 euro nel gennaio 2016. Stesso discorso vale anche per la nave. Vedete, da 152.100 euro si è passati a 74.000 euro, quindi praticamente la metà. Di fatto però, insomma, per quanto riguarda insomma, il carburante alla pompa, il risparmio è stato davvero minimo, anche perché, lo ricordiamo, in Italia ancora si pagano le accise per la guerra di Abissinia o di altre davvero insomma, situazioni davvero ridicolo, quali il terremoto eccetera. Quindi in pratica, mentre il barile scende, noi continuiamo a pagare pressoché la benzina e il diesel alla stessa quota, perché di fatto ci sono le accise che praticamente non agevolano l'abbassamento dei costi. E poi vedete qui nel taglio basso, nel Michigan si torna al 1973, verde a 0,47 dollari al gallone. Quindi la lotta tra distributori fa crollare il prezzo per un giorno, quindi addirittura 0,47 dollari al gallone, neppure l'acqua. E poi andiamo all'interno ancora per quanto riguarda invece l'ambiente, la battaglia sulle trivelle. Via libera della consulta, si farà il referendum sulle trivelle in mare, legittimo il quesito sulla durata delle concessioni, Emiliano la parola al popolo, il PD sarà contento. E leggiamo qui le tappe. Il 22 dicembre 2015 il ministro dello sviluppo economico Federica Guidi firma i decreti che danno il via libera a ricerche petrolifere a largo di alcune coste italiane, tra queste le isole Tremiti. 23 dicembre 2015, il giorno dopo, la Camera approva la legge di stabilità con alcune norme sulle trivelle per mettere fuori gioco i 6 referendum sul tema proposti dalle regioni. L'8 gennaio 2016, all'inizio dell'anno, la Costituzione torna a pronunciarsi sui referendum e sulla luce e alla luce delle norme introdotte della legge di stabilità dichiara superati 5 quesiti su 6. E poi in ultimo, il 19 gennaio 2016, un referendum però sopravvive, quello sulla durata dei titoli per sfruttare i giacimenti lì dove le autorizzazioni sono già state rilasciate. Ieri il via libera della consulta.
E poi, e ora, lo scontro si allarga ai nuovi inceneritori, 8 maxi impianti nei piani del Ministero, ma le regioni parlano di proposta irricevibile. E poi, sotto l'Italia c'è un tesoro, la corsa all'oro nero vale 9 miliardi l'anno e qui quindi il business quindi del petrolio. Non è vero che il nostro paese è povero di risorse naturali, il problema è che le sfrutta poco e male. Così i fautori della ricerca di nuovi giacimenti giustificano le loro richieste, gli ambientalisti, piani devastanti. E quindi qua il quotidiano La Repubblica segnala quelli che sarebbero i punti che potrebbero essere interessati da future trivellazioni. E poi per noi non cambia niente, alle Tremiti sarà un disastro, l'intervista quindi al sindaco dell'isola Antonio Fentini. Bombardamenti al largo dell'arcipelago, faranno i bombardamenti con aria compressa e distruggeranno tutto, quindi si apprestano a distruggere anche insomma quelle bellezze che la natura ci ha regalato e che qualcuno punta a distruggere. E poi il PD sulle unioni civili, ora si divide in piazza, si media sulle adozioni, molti Dem sabato con le famiglie arcobaleno, altri al Family Day, timori per il voto segreto, il testo resti così com'è, chi chiede modifiche vuole affossare tutto, l'intervista a Ivan Scalfarotto, sottosegretario alle riforme. E poi per quanto riguarda invece le unioni civili per la, insomma, per la Chiesa, il cardinale Ruini, quindi quella legge è inammissibile, la Chiesa si batte per i figli, devono avere padre e madre, quindi intervista all'ex capo della CEI che guidò il no alla fecondazione eterologa, giusto dare diritti alle persone omosessuali, non alle coppie. Passiamo ora al quotidiano La Città di Salerno, andando ad analizzare un po' quelli che sono i titoli dei, insomma, che riporta la città con uno sguardo naturalmente alle zone del Cilento. Andiamo quindi direttamente con il quotidiano La Città, dove vediamo quindi prigionieri della neve sulla Cilentana, decine di automobilisti soccorsi e salvati tra Ceraso e Policastro. E poi sotto vedete nel taglio sempre a centro pagina, ospedali, niente tagli, Coscioni ha rassicurato i sindaci di Vallo, Polla, Sapri e Rocca d'Aspide. E poi dalla provincia invece evasione, quindi Eboli, evasione e abusi, la Soget indaga sulla pubblicità, Battipaglia, aspiranti e primarie, il PD incontra gli alleati. E poi Salernitana, tensione nel gruppo, torrente a rapporto. E per quanto riguarda invece il voto a Salerno, non mi candido più, in tre dicono addio alla lista 5 Stelle, quindi un po' di problemi all'interno del gruppo dei Grillini, le manovre su De Simone, la frenata della sinistra. E poi impresentabili De Luca contro Rosi Bindi, il GIP archivia. Andiamo poi all'interno del quotidiano La Città e andiamo a vedere che appunto il quotidiano dedica appunto ampio risalto alla questione politica, liti e scelte rimandate, la grande fuga dal Movimento 5 Stelle, riunioni continue per la scelta del candidato e la composizione della lista, i grillini salernitani chiedono ai parlamentari cittadini di intervenire. E abbiamo poi nel taglio basso le 5 Stelle, il caso Quarto, Capozzo all'antimafia, Fico sapeva tutto, l'audizione del primo cittadino, Chiesi per tre volte l'espulsione di De Robbio. E poi ancora politica, i segretari di sinistra frenano su De Simone, candidato sindaco. Il responsabile provinciale di SEL, Franco Mari, è cauto, per il momento bisogna concentrarci sui contenuti. Domani in provincia D'Alema al dibattito con Volpe e Conte, quindi Massimo D'Alema sarà domani a Salerno per partecipare ad un incontro organizzato da Italiani Europei, la fondazione di cui l'ex presidente del Consiglio è presidente. Andiamo poi all'interno e vediamo ancora
risalto alla politica, lista impresentabili, il GIP nessun reato, archiviata la querela presentata da De Luca contro la Bindi. E poi, quindi va bene, nel mirino, lo ricorderete, nel mirino era finita la conferenza stampa della presidente dell'antimafia prima delle elezioni regionali scorse. Commissione ecomafie, dubbi sulla bonifica delle discariche illegali, scetticismo dopo la presentazione del piano, mancano i fondi per ultimare le operazioni non portate a termine entro il 2015. E poi la politica, quindi spazio alle unioni civili, Cirinna sì a modifiche ma se non tolgono diritti. La relatrice Dem del provvedimento difende il testo che porta il suo nome, siamo alla quarta stesura, il Parlamento si confronti, l'Italia aspetta da 30 anni. Stepchild adoption, il PD teme il voto in aula, mediazione con NCD. E nel taglio basso arriva la riforma stretta sui furbetti, sospensione in 48 ore per chi falsifica la presenza in servizio, taglia alle partecipate, addio al forestale. Andiamo poi all'interno delle pagine del quotidiano La Città ed andiamo a vedere il quotidiano per quanto riguarda insomma Salerno. Dedica quindi attenzione al SIPARC, lavoratori pagati per rinunciare al diritto di reimpiego, la ITNS ha proposto circa 6.000 euro agli ex dipendenti per rinunciare a una clausola che vincola l'uso dei terreni, l'assemblea con il personale dello stabilimento convocata dal segretario di SEL Franco Mari per far luce su una storia lunga 18 anni. E poi il racconto, un polo industriale cancellato, dopo la nostra chiusura anche altre aziende sparirono. Bocciata la richiesta di un sopralluogo all'Ideal Standard, il Tribunale del Lavoro non autorizza la verifica dinamica, resta ancora avvolta nel mistero la contaminazione del sito. E poi Piazza Cavour, box, c'è l'ok dell'anticorruzione, il progetto di Forte e Andreozzi ha superato il vaglio di Cantone. E poi sul caso Crescent, vedete, udienza saltata, rinvio al 4 di febbraio. Andiamo ancora all'interno del quotidiano La Città con spazio ai trasporti, la mobilità negata, coincidenze, treni metro, attese e rabbia sui binari, la denuncia dei pendolari, servizio integrato inesistente, orari da rivedere. E poi l'inchiesta, rapine, nuove accuse a Villa Caro, chiesto il processo dopo le dichiarazioni del pentito De Simone, e vigilanza invece sequestra i pescatori di frodo, FIPSAS consegna il materiale. Per quanto riguarda invece i conti pubblici, errori nelle verifiche Soget, il comune apre gli uffici, l'assessore Buonaiuto, ci saranno più sportelli a disposizione degli utenti, ad Inolfi di Forza Italia, migliaia di salernitani trattati ingiustamente da evasori. E poi il team di lavoro, progetto per la difesa della costa, 300.000 euro ai dipendenti. Andiamo adesso a trattare di ricerca e tecnologia, invece una bella scoperta per quanto riguarda l'Università di Salerno, l'aereo si ripara da solo, Unisa firma il progetto, dipartimenti di ingegneria e chimica impegnati per realizzare pannelli da sostituire al metallo. Pasquale Longo, la sfida più grande è stata riuscire a sviluppare materiali intelligenti in grado di attivare l'autoriparazione e liberata guadagno, invece, grazie al successo ottenuto abbiamo deciso di continuare il lavoro focalizzandoci su modelli di media e grande scala, quindi un qualcosa che potrebbe davvero portare delle importanti novità per quanto riguarda l'aeronautica. E per quanto riguarda invece Mercatello, a scuola lezioni di difesa personale, corsi attivati all'istituto comprensivo Rita Levi Montalcini. Andiamo adesso alle pagine relative al Cilento.
con il quotidiano La Città, che dedica l'apertura ai rifiuti abbandonati. Quindi parliamo di Capaccio, rifiuti abbandonati, record di discariche nella città dei templi rispetto al 2014, triplicati siti illegali censiti a Capaccio, pericoli per la presenza di amianto e il boom sul litorale. E poi abbiamo invece per quanto riguarda Agropoli, Autovelox, tornano gli ispettori, nuovo sopralluogo sulla Cilentana, problemi con l'ordine cronologico dei verbali. A fine anno gli inviati del Ministero hanno verificato il funzionamento dell'apparecchiatura fatta installare dal Comune di Agropoli. È un po' una vecchia storia questa, che riguarda l'ormai noto Autovelox di Agropoli, piazzato sulla SP430 nel tratto compreso tra gli svincoli di Agropoli Nord e Sud. A fine dicembre gli ispettori del Ministero dei Trasporti sono stati nuovamente sul sito per fare dei rilievi e per capire un attimino se il Comune aveva provveduto ad adeguare quelle che erano state le prescrizioni e nel contempo anche appunto a verificare quindi la visibilità dell'apparecchiatura, di tutto quanto è necessario, quindi segnaletica e tutto quanto è necessario per dare risalto agli automobilisti di passaggio e per segnalare appunto che su quella zona vi è appunto il TX Speed, che è l'autovelox installato dal Comune di Agropoli da prima nel luglio 2014 e poi una volta trivellato di colpi fu portato in riparazione e reinstallato nell'agosto 2015, ma non finiscono mai le polemiche relative a questo autovelox. Adesso in ultimo, in un pezzo appunto da me stesso firmato sul quotidiano La Città, si segnala che vi sono delle incongruenze anche per quanto riguarda l'ordine cronologico dei verbali. In pratica un verbale contestato il 16 di settembre dal comando vigili ha un ordine cronologico che è inferiore rispetto ad un altro verbale che è stato invece combinato l'11 di settembre, quindi 5 giorni prima. Di fatto partiranno in questi giorni anche le richieste di risarcimento danni ad opera degli automobilisti che vorranno fare una causa civile al Tribunale di Vallo della Lucania per richiedere al Comune di Agropoli un risarcimento. E poi torniamo nuovamente alle pagine del quotidiano La Città. Agropoli, niente buste per l'umido, Movimento 5 Stelle chiede chiarimenti, in pratica mancano i sacchetti della raccolta dell'organico, la denuncia dei grillini. Agropoli, scrivono i rappresentanti del Movimento 5 Stelle, dal 2010 ha trasferito la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti all'Unione dei Comuni, ma di fatto mancano le buste e per quanto riguarda l'umido in particolare, ma ci sta l'assessore La Porta che assicura che praticamente la gara per la fornitura è stata affidata e quindi da martedì tornerà tutto alla normalità. Poi andiamo nuovamente a Capaccio, nucleo di protezione civile, porte aperte ai volontari, Albanella, gestione del canile rifugio, bando per le associazioni e poi Agropoli, chiesa della Madonna delle Grazie, ok alla sistemazione del piazzale. Andiamo poi al Cilento, ondata di maltempo, intrappolati i veicoli sulla Cilentana, decine di automezzi rimasti bloccati da neve e ghiaccio, l'intervento di carabinieri, polstrada e protezione civile. E lo ricordiamo quindi che effettivamente ieri è stata una delle giornate più fredde di questo 2016, in molti posti ha nevicato, tra questi anche appunto diversi posti del Cilento e anche sulla stessa Cilentana, e quindi di fatto questo ha comportato l'intervento della macchina dei soccorsi che hanno appunto dovuto soccorrere quelli che erano gli automobilisti che si sono trovati impantanati sulla Cilentana alle prese quindi con neve e ghiaccio. E poi cinghiali in regione, la proposta di Gambino, oggi il consigliere di Fratelli d'Italia Alberico Gambino presenta la proposta di legge per arginare il problema
dei cinghiali. E poi sanità invece, sindaci vedono coscioni, nessun taglio nel Cilento. In questo pezzo, appunto, a mia firma, di fatto Coscioni rassicura il Cilento. Ieri si è tenuto presso insomma la regione un incontro tra i sindaci di Vallo, Sapri, Rocca d'Aspide e Polla, con appunto il consigliere anche provinciale Stanziola e la consigliera regionale invece Maria Ricchiuti. Di fatto l'incontro era teso a comprendere quale sarebbe stato il futuro dei presidi ospedalieri all'interno del Cilento. Personalmente Coscioni mi ha riferito che il Cilento può stare tranquillo, non si parla di nuovi tagli, ma piuttosto si parla di una riorganizzazione e dà anche delle buone speranze per quanto riguarda il presidio di Agropoli, dove dice ci saranno delle belle sorprese. Torniamo nuovamente al quotidiano La Città. Per quanto riguarda Pollica, aggredisce e violenta la sua ex, arrestato. E poi nel taglio basso, morte nel cantiere, Salma liberata. Oggi il trasferimento da Malta a Pisciotta con un aereo privato, domani i funerali. Lo ricorderete, il giovane Aniello Fariello, 28enne di Marina di Pisciotta, l'altro giorno è stato vittima di un incidente su un cantiere navale della Palumbo SPA a Malta. E di fatto pare che un rullo si sia staccato dal meccanismo di ingranaggio mentre si stava spostando una nave libica all'interno del Ponte 4 e di fatto il giovane si è trovato al punto sbagliato, questo rullo gli è finito, gli è rovinato addosso e l'ha colpito alla testa, portandolo alla morte in maniera immediata. Di fatto oggi il corpo del giovane verrà recapitato a Pisciotta tramite un aereo privato messo a disposizione della famiglia da parte dell'azienda Palumbo SPA di Napoli, e domani si terranno i funerali del giovane presso la chiesa di San Salvo, di Porto Salvo, scusate, a Marina di Pisciotta, dove il giovane era cresciuto. E in ultimo c'è da dire che per quanto riguarda insomma la situazione e quindi le indagini, gli inquirenti hanno aperto naturalmente un'inchiesta che viene curata dal magistrato Joe Mifsud, che sta appunto insomma approfondendo la questione e sta approfondendo anche quelle che erano le misure di sicurezza adottate dall'azienda all'interno del cantiere. E poi in ultimo Pisciotta, torniamo nuovamente quindi sulle pagine della città, Pisciotta, taxi abusivo per i migranti, scatta sequestro e denuncia. Finiamo qui oggi la nostra rassegna stampa, vi diamo appuntamento a domani con una nuova appunto con la rassegna stampa sempre qui sulla TV di Guendalina. Vi auguro una buona giornata.